Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Siamo ora, credo, alla fine di quello che è il plot di Leandro Viscaino, perché dobbiamo andare solo più a Santo Domingo e fermare questa tragedia. Allora, vorrei innanzitutto andare verso la spiaggia, per cercare di avere un pochettino di sostentamento. Ci sono due casse. Una là con corda, che non ci serve ovviamente. E 10 legname. Oh, alleluia, magari riusciamo a fare qualche barricata stanotte. Allora, chi è che può fare bene le barricate? È il signore con tuttofare, vero? Sì, tuttofare. Chi è che abbiamo alto come tuttofare? Zarraga. Zarraga ha 9 di tuttofare, lo metteremo quindi a costruire delle belle barricate? Sì. Vai, abbiamo bisogno di legname e corda. Quanto le consumano? 8 di legname l'una! E ci credo poi che non facciamo mai le barricate. 8 di legname l'una. Solo 2 di corda, 8 di legname non lo troviamo mai la legna quando andiamo a cercare. Comunque la caccia scende all'80. No, è la pattuglia che scende. No, vabbè, pattuglia è 48%. Guardia 82, caccia 83. E non è un problema. Mangiano tutti stanotte. Mangiano tutti. Ehi, mi si è buggato tutto. Mi sa di no. Una di carne, segniamo a tutti una di carne. Quanta carne va? No, no, abbiamo solo 4 di carne. Perché abbiamo cacciato così poco l'altra notte? Boh. Però provviste ne abbiamo abbastanza. Resistono da pattuglie delle mani vuote. I cacciatori non ho letto. Dopo che hai assegnato i compiti per la serata, Carlos Zarraga ti prende da parte e ti fa una richiesta. Da un po' di tempo ho un'idea in testa che vorrei mettere in atto, capitano. Vorrei provarci questa sera, se mi date il permesso. Quale sarebbe questa idea? Se mettiamo del veleno sui nostri chiodi a quattro punte, saranno più efficaci in battaglia. Invece che rallentare momentaneamente il nemico o provocargli lievi ferite, con il veleno causeremmo un danno più duraturo. Chiodi a quattro punte avvelenati, e sapreste come farli? Ho un'idea su come farli in completa sicurezza, mi serve solo il vostro permesso e inizierò subito a lavorarci. Molto bene, avete il mio permesso per condurre questo esperimento. Quasi salta per la gioia. Grazie, capitano, avete preso la giusta decisione, non ve ne pentirete. Zarraga si affretta verso il laboratorio per iniziare subito. Ma quindi salta quello che fa notte? No, credo. La notte successiva, Pedro Alvarado ti viene incontro non appena esci dalla strada. Capitano, abbiamo un problema. Pare che l'altra notte Carlos Zarraga stesse trafficando con dei veleni in laboratorio e adesso soffre di sintomi di avvelenamento. Oddio. Dannazione, lo sapevo, avevo detto di fare attenzione. Le sue condizioni non sono gravi, con una cura adeguata si rimetterà, ma dovrà stare a letto per alcuni giorni. Congedi Pedro Alvarado che ritorna alle proprie faccende mattutine. Ma porca mannaggia! Ah, idiota di uno. Si mette a giocare con i veleni e poi ci resta fregato lui. Però comunque la notte è passata abbastanza bene. Allora. E tra l'altro lui è quello che doveva fare le barricate, ma le ha fatte ste barricate? Trattamento, lo mettiamo in cura. Qui dobbiamo consumare delle medicine per questo idiota che si avvelena da solo. Ah, che pazzo. Conserva 6. No, scusate, dovete mangiare la carne. Belli, non fatemi buttare la carne perché mangiate la carne secca. Allora, le difese resistono, ho scoperto una sacca di medicine. Niente.
Dopo aver ripartito i compiti tra i tuoi uomini, ti metti in viaggio con 3 soldati per pattugliare la zona e assicurarti che non nasconda spiacevoli sorprese. Ti ritrovi a camminare accanto a Federico Quintero, che come al solito se ne sta in silenzio. A parte il consueto movimento di uccelli e insetti, la giungla sembra tranquilla e un po' di conversazione non metterà in pericolo la pattuglia. Ho notato che tendete a starvene per conto vostro. Quintero annuisce. Non andate d'accordo con gli altri soldati? Tutti i membri della vostra spedizione sono più giovani di me, capitano. Sono per lo più brave persone, con un desiderio di avventura che arde nel loro petto. Io non sono qui per i loro stessi motivi. La loro compagnia mi fa piacere, ma è difficile per me integrarmi. Sorride leggermente e tu percepisci nella sua voce una sfumatura di melanconia, di malinconia. Perché siete qui se non per spirito d'avventura? Sono qui perché devo. Vivo nelle colonie da molti anni. Ho conosciuto la guerra e affrontato e sconfitto il nemico innumerevoli volte. Credevo di aver appagato il mio desiderio di avventure quando tornai in Spagna da mia moglie e dai miei figli, ma non c'era più nulla per me laggiù. E questo è ciò a cui appartengo. Avete lasciato la vostra famiglia per venire qui? Si può dire lo stesso per quasi tutti i vostri compagni di viaggio, immagino anche per voi. Comunque sì, li ho lasciati. 2 volte. Siete costretti a interrompere la conversazione per qualche istante, mentre vi aiutate a vicenda ad attraversare un ruscello camminando in equilibrio precario sul tronco di un albero caduto coperto di una vegetazione viscida. Perché? Siete curioso, Capitan Mazzetest. Non sono sicuro che questo mi piaccia in un comandante, se proprio volete saperlo. Ho trovato la vita in Spagna vuota e insignificante in confronto a quella nelle colonie. Torna a modulare le parole velocemente, come sollevato dall'essersi tolto questo fardello dal cuore. Quando ero a Tenerife, ogni giorno dovevo prendere decisioni sulla vita e sulla morte. Avevo un obiettivo chiaro, una catena di comando a cui riferirmi. Una volta tornato in Spagna, avevo la libertà, ma nessuna direzione. Che senso ha essere responsabile della propria vita se non si ha nessuno scopo? Meglio avere un padre lontano a cui puoi guardare con ammirazione che un padre vicino di cui non hai stima. Lui annuisce con aria grave, ma credi con riconoscenza. E mentre tornate all'accampamento tiene la testa un po' più alta del solito. La sera, tuttavia, continua a restare ai margini della conversazione che si svolge attorno al fuoco. Però non abbiamo. 10 unità di medicine per questo idiota! Ah, però la pattuglia ne ha trovate 3, quindi. Per fortuna. Almeno quello. Allora, facciamo tutta la parte costiera fino a Santo Domingo. Abbiamo carne per tutti, sì. Consumiamo una provvista che è abbastanza cattiva come cosa, ma. Lui è ancora gravemente avvelenato. Ha detto che ha migliorato la sua situazione, ma non è vero. E facciamo anche la pattuglia, vediamo un po'. Allora, le difese resistono, la pattuglia torna a mani vuote, ovviamente. 10 unità di carne, porca mannaggia. Zaraga ha migliorato le sue condizioni, ma come sta? È migliorato come la scorsa volta, che. Ah, adesso è moderatamente avvelenato. Ah, no, forse anche l'altra volta aveva un aggettivo leggermente diverso prima. Irrimediabilmente avvelenato, passato a gravemente avvelenato, poi moderatamente avvelenato. Sta migliorando, dai. Anzi che non c'è pesce sulla costa, non so come mai. Continuiamo a consumare uno. Consumiamo una razione. La pattuglia torna a mani vuote. Caro Zaraga ha migliorato le sue condizioni. Quante medicine stiamo consumando? Abbiamo già consumato 30 medicine per lievemente avvelenato, non sta ancora bene. Ma dimmi te. Quanto manca Santo Domingo, tra l'altro? Siamo a metà strada. Ah, c'è del pesce qua, dai. Accampiamoci qua dove c'è il pesce. Così possiamo approfittarne. Chi va a pescare? Pintado, Pintado. Incarichi, vai a pescare. Così magari riusciamo a mettere da parte qualcosa. La pattuglia. Senti, pattuglia, non pattugliare stanotte. Fai cacciare. Così almeno abbiamo un pochettino di più di possibilità di. Ma come le guardie perdono 791 unità di tesori? Ma vaffanbrodo!
10 litri di carne, Pintado non ha raccolto niente, non ha pescato niente. Carlo Zarraga finalmente è di nuovo con noi, tra noi, non è più avvelenato. Allora, capiamoci qua, vediamo se pescare sto giro ci dà un pochettino più di soddisfazione oppure no. Pintado, tu vai a pescare, ma sto giro pesca qualcosa. Tu, Zarraga, vai a cacciare, mentre invece chi è che caccia? No. Lui è tutto fare e fammi un po' di erboristeria, va. Ma la nostra pattuglia. Chi era la nostra pattuglia, scusate? Zaraga? No. Chi è che pattuglia che non pattuglia più? Intera la pattuglia? Sì, perché l'ho messo a cacciare? Ah no, l'altra notte l'ho messo a cacciare, ma sono stupido. No, però caccia perché abbiamo bisogno davvero di cibo, perché qua si è messi male, mentre lui fa le medicine, tu. Oh, 14 pesci, alleluia! Allora, scendiamo ancora un po' qua per la costa, così abbiamo anche da conservare un po' di roba. Allora, tu mettiti a conservare. No. Si conserva, l'erboristeria viene poi dopo. Tu anche conserva. Tutti mangiate carne. E avanza qualcosa di carne. Carne inutilizzata 1. Qualcuno che ha morale basso, Rafael Lopez. Prenditi 2 unità di carne. E facciamo che passare la notte così. Abbiamo perso 2 di legname. Cioè, la roba che serve di più che non abbiamo mai vanno a perderla. Cioè, dovrebbero tenerla più preziosamente custodita dei tesori. E invece. Abbiamo ottenuto 12 razioni. Ok. Quindi per 2 settimane dovremmo esserci. E 10 unità di carne. Vabbè. Buono, dai, buono. Adesso scendiamo. Ancora uccide del pesce. Riusciamo a fermarci vicino al pesce? Sì. Allora, dov'è il nostro Pintado? Tu vai a pescare, Pintado. Zarraga, cosa deve fare Zarraga? Non conservare. Erboristeria, vai con erboristeria. Che abbiamo bisogno di un po' di medicine. Quante medicine abbiamo? No, beh, 105, va bene allora, perché ne abbiamo fatte altre? Ah, perché pensavo che non ne avessimo più, ma in realtà ne abbiamo perché c'è stato il combattimento, abbiamo ottenuto delle medicine, quindi tu fai che cacciare anche. Sì. No, sì, tu fai che cacciare mentre tu vai a pattugliare. Ottimo, così va bene. Così la pattuglia torna a mani vuote, le difese resistono e 10 unità di carne, ma pesca vuota. Accappiamoci qua, speriamo di riuscire a pescare sto giro. Oh, ha trovato del legname, alleluia. Siamo in mezzo a una giungla, ma non trovano legna. No, ho lasciato 2 razioni a quell'altro, che scemo. E abbiamo trovato solo. Fermiamoci ancora. Provo a togliere la doppia razione a quell'altro. E sì. La pattuglia ha trovato dei tesori. Abbiamo trovato. E continua a pescare niente. Allora, sentite, ce ne andiamo. Perché qua, se Pintado non vuole sapere di pescare, ci fermiamo a pescare qua. Pintado pesca, tutti gli altri restate così. Ma basta, Pintado, sei l'uomo più cacciatore di tutta la spedizione, non.
dove è cacciato, più di 10 non le prendiamo mai. No, però mangiate tutti per piacere, cioè. Potrei togliere anche un altro da caccia e mandarlo a. Pattugliare, però quelli con 4 là sono già. Ecco, questo che è scarso in caccia, ma è bravo in. In guardia e pattuglia, vai. Vai, dai, così ci sta. Allora, i cacciatori erano entusiasti dalla loro battuta e ti informano che non lontano dal campamento si trova uno stagno dove si abbeverano mandorle di animali. Hanno ucciso un buon numero e servono solo dei servitori. Va bene. Ok. Ah, abbiamo trovato 20 unità di carne, per fortuna. 3 di medicina, ok. 6 di legname, oh, un po' di fortuna. Siamo vicino a Santo Domingo, mi sa, sì. Iniziamo ad avvicinarci. Allora. Restiamo così? Sì. Niente pattuglia. No, ho fatto andare male la carne. Stupido. Che stupido. Proviamo un attimo sulla costa prima di passare il giorno e. Ci ho fatto andare male tutta la carne. Oh, 30 unità di carne! Ottimo! Oh, visto che salverò qua prima di entrare in Santo Domingo, per il fatto che già abbiamo visto che non è una cosa molto semplice fermare le Andra.